Benvenuti a questo video. Mi chiamo Marco Bertali e sono psichiatra, psicologo e psicoterapeuta. Sono in pensione da più di un anno e, visto che ho detto che sono appunto uno specialista in ambito psichiatrico-psicologico, tengo a dire fin da subito che sono di orientamento transpersonale, quindi mi muovo in una logica interpretativa di tipo psicospirituale. Quindi considero molto quelli che sono gli aspetti spirituali, energetici, coscienziali del nostro essere al mondo. E quindi accompagno questa consapevolezza con pratiche di tipo meditativo, di tipo psicoenergetico e sicuramente, appunto, essendo predisposto a un orientamento spirituale, l'aspetto della sacralità della vita e della dignità della vita per me è molto importante e quindi anche quello che è il nostro rapporto personale e quindi anche collettivo, comunitario, con la dimensione divina, con Dio per chi voglia e quindi anche l'importanza della preghiera. Oggi è il 29 marzo del 2020, siamo tutti quanti inseriti in questa situazione problematica della pandemia del coronavirus. Io ho già registrato un precedente video in cui parlavo appunto del significato del coronavirus e poi recentemente ho anche scritto un piccolo articolo in cui parlavo appunto del coronavirus e della scelta vegetariana, ancor meglio vegana. Io sono appunto da tempo tempo vegano e delegato di zona dell'Associazione Vegetariana Italiana. E perché faccio questo video? Perché appunto, come vi dicevo prima, svolgo delle pratiche di tipo meditativo, delle pratiche ritualizzate che si integrano anche con momenti di preghiera e quindi ieri sera, prima di andare a dormire, ho fatto la solita pratica ritualizzata che svolgo in piedi. Ieri sera mi è venuta così la guida di svolgere questi vari passi ritualizzati in modo più lento del solito e in questa maniera sono riuscito a percepire in modo più puntuale, più profondo, quello che è una dimensione energetica del mio organismo, insomma del nostro organismo. A un certo punto, quando sono arrivato nella posizione che poi vi farò vedere, una pratica che si fa in piedi, appunto, di diffusione, mi è venuto un pensiero particolare. Ecco, prima di condividerlo, appunto, vengo a dire che ho pensato un po', ho riflettuto un po' se far conoscere questa mia esperienza personale anche ad altre persone. Alla fine ho deciso di farlo e di espormi, anche perché sono appunto psichiatra, quindi magari rispetto a una persona che non ha titolo posso essere un po' più tutelato, forse, rispetto a quelli che possono essere a dei trattamenti di tipo diagnostico, no? Prescrittivo. Un trattamento sanitario obbligatorio perché magari uno va in una dimensione di tipo delirante mistico, ecco, vengo via, no, da questi possibili rischi, perché sappiamo bene le persone che lavorano con loro stesse, magari in gruppo, su aspetti energetici e coscienziali del nostro essere al mondo che a un certo punto possono arrivare, ma non perché le ricerchiamo, ma perché semplicemente accadono delle esperienze particolari, delle esperienze che possono essere definite come esperienze di piccole, peak experiences, in cui arrivano delle comprensioni, delle intuizioni, delle guide, per cui ci sono delle situazioni complessive del nostro organismo che si dispongono a qualcosa di strano, di diverso, di anomalo, di debordante, di tra virgolette delirante. Il delirio ha significato, dal punto di vista etimologico, di andare fuori dal solco della LAR. Ecco, loro ieri sera
sicuramente mi sono trovato a essere portato in questa dimensione molto particolare a livello energetico, a livello coscienziale. Va bene, quando io mi sono trovato in questa posizione che dopo vi farò vedere, che è la posizione appunto della diffusione al mondo di energia compassionevole, però intrisa di un portato anche diciamo, di trasformazione intenzionale, cioè attraverso una intenzione di volontà molto, molto forte, ecco, in questa posizione di diffusione ho sentito che in quel momento, rispetto ad altri momenti, anche in questa fase particolare del nostro pianeta, appunto facendo riferimento a questa pandemia, che in quel momento entravo in contatto energetico e coscienziale con la dimensione materiale dell'RNA del virus che in questo momento sta creando tanti problemi al genere umano, in tutto il pianeta. Ecco, in quel momento, rispetto ad altre situazioni in cui invece la diffusione aveva a che fare con, diciamo, un supporto e un sostegno energetico coscienziale a quanto stava subendo, a quanto sta subendo in questo momento il genere umano per questo virus, ecco che in quel momento invece il mio rivolgimento, ma non perché lo fosse andato a cercare, ma semplicemente perché così ho percepito e ho inteso in quel momento, stava andando proprio a impattare sul patrimonio genetico, sull'RNA di questo coronavirus. Quindi come se ci fosse una comunicazione energetico-coscienziale affinché questo virus cominciasse a comportarsi in modo diverso. Allora, diciamo, queste sono elaborazioni che io ho fatto a posteriori, no? Evidentemente in quel mentre tutto questo io non capivo, non intendevo molto bene, ma adesso a posteriori è un po' più chiaro. Ecco, in quel momento, a livello energetico coscienziale, stavo facendo un lavoro per il cambiamento strutturale dell'RNA del coronavirus. Noi sappiamo, almeno chi si muove, in una logica di comprensione più completa del nostro essere al mondo, che noi non siamo solamente corpo materiale, ma siamo corpo energetico, e un corpo energetico che è sostenuto e informato appunto da un corpo di tipo coscienziale informazionale, che poi è il nostro corpo spirituale animico. Allora, così come c'è per noi, con questa dimensione energetico-coscienziale, così c'è per qualsiasi essere vivente, animali, piante, e così c'è anche per i batteri, i virus, evidentemente. C'è una correlazione tra tutti quanti gli esseri viventi. Di conseguenza, a livello non solamente così relazionale, ma anche a livello, come dicevo, energetico e coscienziale. Ecco, quindi, sera, in quel momento, e non perché io lo pensassi prima o lo avessi avuto prima, mi sono trovato ad entrare in questa comunicazione sottile con l'RNA del coronavirus, ovviamente di tutti i coronavirus che in questo momento stanno attraversando nel mondo, portando lì quella che è una mia dimensione. No, interiore, quella che era per me in quel momento una dimensione energetico-coscienziale di pacificazione, di armonizzazione, di benevolenza. E, ecco, sono stato in questa posizione un po', avendo un riscontro energetico molto particolare di tutto il mio corpo e anche attraverso la percezione sottile di quella che è, diciamo, la mia attuale capigliatura e la mia barba, perché anche questo ha a che fare con il mio essere in questo modo, in questa fase della mia vita, perché comunque la percezione energetica avviene anche a livello dei capelli, a livello anche della barba. So che dicendo questo mi espongo ulteriormente a critiche, giudizi, a diagnosi, ma appunto io se vado nel delirio, tra virgolette, cioè nel debordo, nell'andare in un altro solco, e poi torno fuori, perché evidentemente torno fuori da questo, perché la mia vita è ben strutturata, ben organizzata. Ecco, so che questo è un
una guida che io devo assolutamente rispettare e considerare. Tornando all'esperienza, appunto, nel momento in cui ero in questa dimensione di diffusione, non perché io l'avessi cercato, ma sentivo una mancanza. E qual era questa mancanza? Sappiamo chi lavora con appunto, anche mantra, oltre che con preghiera, con meditazione, che è importante il mantra, appunto come suono, come vibrazione, che riesce a valorare e a dare ancora più diciamo potenza, più potere a quella dimensione meditativa o orante che stiamo vivendo in quel momento. Poi mi invito d'altra parte al silenzio interiore, a un'integrazione tra questi due momenti espressivi, il silenzio da una parte e poi l'espressione sacra attraverso un mantra, una preghiera recitata. In quel momento ho sentito, percepito che rispetto a questa posizione in cui io stavo diffondendo mancava appunto una sottolineatura vibrazionale, un mantra. Immediatamente mi è arrivato un mantra che però io con un atteggiamento di critica logica ho tentato di scartare perché non mi sembrava adeguato. Poi ho capito che invece era proprio quello, e il mantra era, e il mantra è Wuhan. E voi potete comprendere la mia sorpresa nel momento in cui mi è arrivato questo, nel momento in cui ho tentato di bloccare e criticare questo, e quando ho sentito che non poteva che essere così. E in quel momento non capivo bene perché, no? Ovviamente ho inteso che era il nome della città cinese da cui tutto quanto questo disastro è provenuto, però non capivo perché proprio quella parola, perché proprio quel mantra. Io non ho fatto altro che recitarlo, di solito io recito per tre volte, inserito appunto in una in quella pratica, in quella ritualizzata. Questa volta invece ho sentito la necessità di ripeterlo per nove volte, questo mantra, e quindi ho sentito, ho percepito in quel momento che oltre alla diffusione, no, di questa energia benevolente di guarigione, di trasformazione dell'RNA del coronavirus, ecco, io in quel momento attraverso la recitazione di quel mantra davo ancora più incisività, più potenza a quella possibile trasformazione. Wuhan. E adesso, oggi ho capito meglio, ci sarà magari qualche collega psichiatra che appunto parla, può parlare di insight di tipo deliranti, ognuno se la viva come vuole questa cosa, no? Se voi la vedete vuol dire che io ho deciso, dopo averla registrata, anche di diffonderla, assumendomi la responsabilità e i rischi di questa diffusione, sapendo che magari qualcuno avrebbe accolto, avrebbe compreso, avrebbe partecipato anche a questa possibile diffusione condivisa, sapendo che altri tutto questo non avrebbero capito, criticato, messo così anche alla berlina. Assumo la responsabilità e il rischio di tutto questo. Oggi ho capito meglio, come stavo dicendo, che significato ha tutto questo. Allora, noi parliamo nel momento in cui ci riferiamo al coronavirus, e questo potete leggerlo anche sull'articolo che ho scritto e che trovate sul sito fioriredianima.com, che comunque sto facendo girare anche nei vari modi, che diciamo i virus, ma parlando specificamente del coronavirus, ecco, si è, come dire, virulentato dopo che per chissà quanto tempo è stato ospite dei pipistrelli, perché questa è l'origine animale di questo virus, come della precedente SARS, per intenderci. A un certo punto, appunto, proprio perché diciamo, si vengono a creare questi ambienti di animali promiscui in situazioni di grosso dolore, di grossa sofferenza, come poteva essere appunto nel mercato di Wuhan, nel wet market, in cui i pipistrelli erano
insieme ad altri animali che evidentemente erano in una situazione di dolore e di sofferenza, perché sono animali venduti a scopo alimentare, che possono essere anche uccisi lì sul posto. E allora noi proviamo a entrare seguendo solamente quella che è la comprensione di tipo coscienziale energetico, che cosa percepiscono da questo punto di vista, oltre che gli animali, anche i batteri, i virus che hanno diciamo, a che fare con questi animali. Possiamo pensare, non è una certezza la mia, non è un delirio, ma possiamo pensare che appunto il famoso spillover, il salto di specie, si venga a determinare proprio perché c'è stata una situazione di dolore e di sofferenza talmente forte che ha fatto risuonare l'RNA di questo virus, di questo coronavirus, in questa dimensione esistenziale, e di conseguenza si sia disposto a una mutazione genetica che prevedesse anche una situazione di dolore e di sofferenza per il genere umano responsabile dei dolori e delle sofferenze di questi animali nel mercato appunto di Wuhan, ma responsabili, perché questo è il senso del discorso più complessivo, da vegano ovviamente lo posso ben dire, del dolore e della sofferenza planetaria che l'uomo continua a determinare nei confronti degli animali a scopo alimentare. Se nel corso di ogni anno nel mondo vengono uccisi 150 miliardi, mi sembra, di animali, considerando anche i pesci più piccoli, che dolore, che sofferenza stiamo noi continuando a dare al nostro pianeta. E va bene, e allora in questo piccolo ambito, in questo mercato del, diciamo, di animali vivi, in questo wet market lì a Wuhan, c'è stata come una condensazione, no? Allora noi non siamo puniti come genere umano per i nostri peccati, noi siamo puniti dai nostri peccati. Allora è indubitabile che il grande peccato, di cui non c'è una consapevolezza diffusa che continua, no, per essere pervadente nel nostro pianeta, è quello di un'alimentazione di tipo onnivoro carnivoro, che sta portando uno sfruttamento non solamente nei confronti dei vari animali, ma anche nei confronti del nostro pianeta. Adesso non mi addentro in queste tematiche, altrimenti le cose vengono a essere troppo, troppo lunghe. Ecco, allora in quel momento, in quella situazione, c'è stato appunto questo spillover, questo cambio, questo salto di specie, però in questa logica di dolore e di sofferenza, e di conseguenza il virus ha cominciato a lavorare restituendo in qualche modo al genere umano il dolore che il genere umano sta da tempo dando al pianeta, agli animali e alle piante. Questa è una logica che per me è evidente e chiara. Per qualcuno è un delirio, non mi interessa, per me questa è la logica. E allora cosa possiamo fare noi? Possiamo dare questo messaggio al pianeta, e questo messaggio anche in particolare al coronavirus, che questo abbiamo inteso, che questo abbiamo compreso, che il messaggio angelico, che il coronavirus ci sta dando, noi l'abbiamo inteso, noi dobbiamo come genere umano cambiare e di conseguenza entrare finalmente in una risonanza energetica coscienziale di amore, di benevolenza, di gentilezza, di compassione, avendo tutto questo non solamente nei nostri propri confronti, nei confronti di tutti quanti i rappresentanti del genere umano, non c'è razza, non c'è etnia, non c'è religione che ci debba vedere l'un contro l'altro, nei confronti di tutti gli animali, delle piante, nei confronti del pianeta. Allora noi dobbiamo, attraverso questa ritualità, attraverso questa benedizione che diffonde anche attraverso il mantra Wuhan, dobbiamo far capire al virus, al coronavirus, che tutto questo abbiamo inteso, che il suo messaggio l'abbiamo compreso, e che però adesso noi, anche attraverso questa diffusione, anche attraverso questo mantra particolare, stiamo diffondendo energia benedicente, amorevole e compassionevole, che possa effettivamente far sì che diciamo, quanto è accaduto come
modifica energetica nell'RNA di questo virus possa, appunto perché incisivamente richiesta da tutto il genere umano o da quante più persone possibile, non voglio delirare in questo, nel senso che io continuo a fare questo, poi chi si vorrà accompagnare a me lo farà, possa intendere che noi stiamo lavorando più possibile delle persone perché ci sia veramente un cambio energetico a livello dell'RNA di questo virus. Un delirio, sarà un delirio, non mi interessa. Tante persone stanno portando avanti le ricerche scientifiche le più diverse per trovare vaccini, farmaci, l'uso di vitamina D, quello che è, però ci sono anche tante persone che in questo momento stanno meditando, stanno pregando, stanno diffondendo. L'altro giorno Papa Francesco ha fatto la benedizione a Urbi et Orbi ed era solo in quella piazza di San Pietro. Siamo in tanti, siamo in tanti. Io non voglio dire che questo che io sto proponendo sia un modello, diciamo, esclusivo. Questo può andare, lo domando a me, lo domando a voi, può andare a fare un piccolo lavoro integrativo insieme a tutte queste persone di tutte le varie religioni, di tutte le varie etnie che in questo momento si stanno impegnando a livello più sottile, con meditazioni, con preghiere per cambiare questo stato. Ma non ci deve essere solamente l'impegno di preghiera compassionevole nei confronti delle tante persone che stanno soffrendo in questo momento o delle persone che sono impegnate in prima linea, come i medici, come gli infermieri, gli operatori sanitari per affrontare questa cosa. No, ci deve essere un intervento preciso, puntuale, energetico coscienziale anche a livello dell'RNA del coronavirus. Questo è il senso che io ho percepito da questa mia esperienza, che io dico che spiro, l'esperienza delle vete, cioè sono stato lì e mi è stato dato, adesso sono tornato e sto razionalizzando e dando un significato logico e scientifico, ma è la scienza che considera non solamente l'aspetto materiale, ma l'aspetto appunto energetico e coscienziale del nostro essere al mondo. Allora io credo che nel momento in cui c'è questa comprensione, cioè di agire anche a livello energetico coscienziale sul patrimonio genetico, sull'RNA del virus, le cose possano cambiare, diciamo, in maniera più evidente. Però ci deve essere chiaramente un'inclinazione di tutto il genere umano, comunque del maggior numero di persone possibile, in questa dimensione energetica, coscienziale e spirituale, sapendo che in questo modo noi non facciamo altro che seguire quella che è l'indicazione, quello che è il dettame principale dell'unico Dio dal quale tutti proveniamo e dal quale derivano tutte le religioni di questo mondo. E allora, ispirandomi comunque alla religione cristiana, pur ma non è caso di approfondire, definendomi un cristiano eretico, e allora quando a Gesù, il grande maestro Gesù, fu chiesto appunto qual è il comandamento principale, no, che noi dobbiamo seguire, appunto è ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua mente, e ama il prossimo tuo come te stesso, ecco, qui c'è scritto tutto quanto. E allora quanto il nostro pianeta si sta inchinando alla dimensione sacra e divina del mondo, quanto si sta inchinando a Dio, quanto siamo distanti da Dio, appunto. Siamo puniti non per i nostri peccati, ma dai nostri peccati. Il peccato principale, tra virgolette, peccato, che significa andare via dal bersaglio, andare via dal centro a cui tutti dobbiamo tendere, è appunto questa dimensione desacralizzata, diciamo materialistica e consumistica del pianeta in cui siamo. Quanto c'è di inchino a Dio nel nostro pianeta? Quante persone ogni giorno, no, vengono a inchinarsi a Dio? Questo è il problema basilare, da cui poi deriva tutto il resto. Di conseguenza, se non c'è l'amore nei confronti dell'unica fonte da cui ciascuno di noi deriva, non ci può essere un vero amore nei confronti di noi stessi, non ci può essere neanche amore vero nei confronti degli altri. Adesso io vado a farvi vedere appunto quella che è la posizione che ho assunto nell'ambito della ritualità complessiva, che non vi faccio vedere perché insomma non è questa la sede, però vi faccio vedere la posizione in cui ero in una dimensione di fusione coscienziale
energetica, accompagnando anche con il mantra Wuhan. Il mantra Wuhan è perché tutto deve tornare lì, cioè nel momento in cui noi abbiamo compreso quanto appena detto, cioè che c'è stata questa diciamo, esasperazione energetica coscienziale dell'RNA virale, da lì è nato il problema col spillover, col salto di specie, ecco che adesso noi comprendiamo che agiamo a quel livello, quindi coscienziale energetico, per modificare adesso l'RNA del virus, per cui lui possa tornare a svolgere quello che svolgeva prima nell'ambito di altre specie, cioè il suo compito di parassita non patogeno. Quindi è arrivato da lì, e quindi dire il mantra Wuhan è perché tutto deve tornare lì da dove si è partiti, nella pacificazione, nell'equilibrio, nel rispetto tra diciamo, tutti quanti gli esseri viventi. Adesso mi alzo in piedi e faccio salutandovi adesso e chiedendovi, se soltanto minimamente risuonate in questa dimensione, di diffondere questo video, oppure insomma lo tassate, fate quello che volete. Vi saluto adesso, perché poi adesso reciterò rapidamente queste tre volte il mantra Wuhan, salutandovi adesso e ringraziandovi per la pazienza. Il palmo delle mie mani sta diffondendo energia e coscienza, sì, amorevole, compassionevole e beneficente, che però va ad agire proprio sulla dimensione energetica coscienziale del coronavirus, accompagnato con il